La Fondazione Cini sorse nel 1951 come istituzione e poi ha cominciato le sue attività nel 1953. E appunto fin dal principio si pose come programma centrale la opera per illustrare e in fondo promuovere, far conoscere nel mondo la civiltà veneziana, che cosa ha rappresentato Venezia nello sviluppo della civiltà moderna. Naturalmente questo le impose tutta un'attrezzatura di biblioteche, di istituti che studiassero proprio questi vari aspetti di Venezia e della sua espressione, l'arte, la storia, la letteratura, il teatro, la musica e così via. E costituì appunto questo complesso unico nel suo genere di un istituto di cultura per gli studi più avanzati, per gli specialisti che da tutto il mondo poi sono venuti, anche i più celeberrimi come André Chastel, come Braudel, venivano qui proprio per studiare questa civiltà. Ma questo studio imponeva anche un interesse sulla vita attuale di Venezia ed ecco che fu la prima istituzione che pose il problema di che cosa Venezia può rappresentare nella civiltà contemporanea e già nel 62 lanciò questa idea, il problema di Venezia come problema mondiale. Venezia rappresenta una ricchezza umana, una ricchezza civile, una ricchezza artistica che è di tutta l'umanità, è dovere di tutto il mondo, non solo dei veneziani, non solo degli italiani, non solo degli europei, ma di tutto il mondo conservarla e attivarla.